Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda il giovedì alle ore 15:15:15 e anche oggi non siamo riusciti a far partire la nostra sigla. Dovremmo provvedere con qualcos'altro perché. Bene, chi vi parla è Claudio Simeoni da Radio Gamma 5 su 94 FM e siamo insieme a Salve, Francesco. salve a tutti. E anche oggi, come ogni giovedì, parliamo appunto di magia, stregoneria e paganesimo. Prima però vogliamo fare una puntualizzazione sui fatti che si sono verificati ultimamente. Allora, noi siamo solidali con tutti gli speaker della radio. Siamo solidali con tutti gli speaker della radio che portano avanti le loro cose, i loro progetti, i loro pensieri, qualunque cosa portino avanti, anche se di quella cosa non siamo assolutamente d'accordo. Ciò che noi non siamo d'accordo, e secondo noi troviamo riprovevole, sono quegli speaker che lasciano spazio nella loro trasmissione a qualcuno che vuole denigrare speaker di altre trasmissioni. Noi questo l'abbiamo già detto, lo abbiamo sottolineato, la cosa l'abbiamo subita e la cosa non ci piace. Per cui qualunque cosa succeda, chiunque tenti di denigrare speaker di altre trasmissioni, per noi è riprovevole. Anche perché gli speaker di questa radio non sono pagati, vengono a questi microfoni volontariamente, portano avanti le loro cose, di tasca loro, noi per esempio ci rimettiamo mezza giornata di lavoro, ci paghiamo la benzina, più servono almeno 5-6 ore per preparare la trasmissione, per cui attacchi a speaker o a cose che portano avanti per noi è assurdo. Anche perché la radio ha sempre lasciato spazio a ipotesi anche diverse, anche contrastanti, per cui noi questo lo troviamo assolutamente riprovevole. Francesco. Esatto, cioè noi appunto non condividiamo che uno strumento che può servire a tutti venga utilizzato e finalizzato a dei riscontri che sono assurdi, cioè la discussione deve avvenire sugli argomenti che vengono trattati, non tanto sulle persone, perché appunto è assurdo fare una guerra personale, forse ci sono altri motivi, noi non li condividiamo gli altri motivi. Quello che si può criticare di un ascoltatore, cioè dico anche di un conduttore, può essere l'idea che propone, però è se lui la porta avanti, dà un contributo soprattutto a questa radio, la dà volontario, va rispettato, anche se ad esempio certe posizioni possono non essere condivise, va sempre fatto salvo il diritto alla persona di essere rispettata e poi si possono mismo criticare con i dovuti metodi, con i dovuti mezzi, con i dovuti sistemi, le opinioni, le idee di questa persona. Però altre forme di polemica noi le troviamo assurde, insomma, cioè le troviamo inutili, le troviamo proprio che sono una perdita di tempo e che non ottengono nessuna finalità. E disdicevoli anche. Per cui qualunque speaker che abbia delle posizioni che sono anche assolutamente diverse dalle nostre, che magari noi non condividiamo o che probabilmente anche nel nostro sistema di pensiero condanniamo, ha comunque la nostra solidarietà e il diritto di portare avanti le sue opinioni. Questo per noi è un fattore assoluto, cioè non, neanche andiamo a discuterlo questo. Bene. Un'altra volta io non ho parlato dell'associazione culturale Ponte degli Angeli in piazza 20 settembre. Questa associazione che ci ha ospitati per la nostra conferenza e che è stati molto Sì. gentili, ci hanno aperto non solo le porte, ma ci hanno dato anche tutto l'appoggio logistico. E in effetti di queste persone abbiamo notato una cosa molto particolare. Abbiamo notato una grande sensibilità per quelli che sono i problemi della città. Per cui noi non solo li ringraziamo, ma vogliamo rendere noto che questa associazione culturale Ponte degli Angeli ha parecchie iniziative di mostre, di Sì, fotografie, anche di mostre, feste. anche di feste. Per cui invitiamo le persone a seguire un attimino l'attività di questa associazione, anche se magari non ne condivide espressamente gli scopi e i fini, le cose sono molto simpatiche per la città di Vicenza e sicuramente sono cose da curare particolarmente. Bene, detto questo, andiamo avanti con la trasmissione invece di oggi. E in questa trasmissione riprendiamo il nostro discorso sul crogiolo che da un paio di mesi stiamo mescolando.
Vorrei ricordare come il contenitore di quel crogiolo sia un contenuto soggettivo, appartiene cioè al singolo individuo e alla fondazione del proprio divenuto. Io non sono in grado di stabilire quale impatto abbia il contenuto del crogiolo sul singolo individuo. L'unica cosa che so è che il crogiolo rappresenta una parte preponderante della vita dell'individuo. Il suo divenire è magico. Come ogni divenire magico nel paganesimo politeista e nella stregoneria, necessita di essere formato e partorito. In altre parole, c'è un processo di formazione del singolo essere magico che si costruisce con la formula reichiana: tensione, carica, scarica, rilassamento. In altre parole, l'essere umano subisce le tensioni della propria esistenza, le carica e le manipola mescolando nel proprio crogiolo, le scarica lungo la linea dei suoi bisogni e delle sue predilezioni, dopodiché si può rilassare in quanto è diventato padrone della propria esistenza. Perché nasca un bambino sono necessari 9 mesi, perché il bambino o la bambina si trasformino in uomini e donne sono necessari dagli 8 ai 12 anni. Perché l'essere umano maturi o distrugga il suo corpo luminoso sono necessari circa 20 anni. Se l'essere umano mantiene in bilico crescita e distruzione, non sottomettendosi né combattendo per la propria libertà, questo processo può rimanere incerto fino alla morte del corpo fisico, che nel nostro paese si aggira attorno agli 80 anni, in questo momento. Se un essere umano adulto si è sottomesso per 20 anni al Dio padrone, dopodiché scopre di aver distrutto se stesso e vuole rimediare, gli servono 20 anni di ricerca di libertà, con la stessa volontà e determinazione con la quale si è o è stato sottomesso. Deve partire dal grado di sottomissione raggiunto e la fatica che farà per uscire dalla sottomissione sarà grandissima e dolorosissima, in quanto sarà cosciente di ogni sforzo che farà per uscire dalla sottomissione. È facile perdere il cammino di costruzione della propria libertà. È estremamente faticoso riprenderlo quando, per un qualche motivo, lo si è abbandonato. Per questo, nel paganesimo politeista e in stregoneria, esiste un principio fondamentale: mai peggiorare o danneggiare il livello di vita in cui esistiamo, mai peggiorare le condizioni di libertà esistenti in questo momento, agire sempre per ampliarle. Anche se il nostro contributo sarà soltanto un granello di sabbia, anziché il grande progetto che avevamo in testa, sarà ricompensato in modo grandioso all'abbandono del corpo fisico. Favorire la libertà della specie a cui apparteniamo significa contribuire alla libertà dell'intero circostante, e questo ripaga gli sforzi quando noi abbandoniamo il corpo fisico. Non può certo rimediare alle nostre eventuali azioni distruttive, ma può prenderci per mano per camminare insieme, esattamente come noi abbiamo fatto con lui attraverso i nostri sforzi e le nostre scelte di libertà. Premesso tutto questo, oggi nel crogiolo gettiamo 3 cose che in realtà sono 3 comportamenti diversi attraverso i quali predisporci per favorire la relazione fra noi e il circostante e nello stesso tempo per rafforzare il mondo. Vi parlerò intanto di 2 elementi. Per il terzo, prima metterò l'elmetto per parare le bastonate che da Francesco e dai pagani arriveranno quando lo pronuncerò. I primi 2 elementi sono la meditazione e la contemplazione. Queste sono delle pratiche che ci predispongono ad affrontare il mondo circostante. Nella meditazione gli elementi fondamentali sono la respirazione e il flusso delle parole pensate. Nella contemplazione la centralità è data dai 4 sensi, viene escluso il gusto in quanto è un senso strettamente legato alla fisicità della persona, anche se normalmente nella contemplazione interviene un senso principale e gli altri agiscono come corollario. Scopo della meditazione è predisporsi per affrontare il mondo. Intanto ci si deve sedere o sdraiare nella posizione più comoda possibile. Poi si respira seguendo con la mente l'atto di respirare, il diaframma e la dilatazione dei polmoni fino a raggiungere il proprio momento di calma e di stabilità nell'esecuzione di tale azione. Dopodiché si accorda il flusso delle parole con il ritmo del respiro. Si pensa a ciò che maggiormente interessa, qualunque cosa. L'importante è che il flusso delle parole si armonizzi col respiro e non viceversa. Cosa si ottiene attraverso la meditazione fatta in questo modo? Ci si sottrae dalla convulsione del mondo e delle sue sollecitazioni. Si costringe la propria ragione a seguire un pensiero in maniera lenta e continuativa, a mantenere costante l'interesse dell'oggetto del nostro pensiero. Attraverso la respirazione si interiorizza il nostro interesse e
e si passano in rassegna tutti gli elementi attinenti la meditazione. La meditazione ci insegna ad organizzare strategicamente il nostro pensiero nei confronti dell'oggetto, dopodiché lo si fa nei confronti della vita. In quel momento gli altri elementi che abbiamo messo nel nostro crogiolo intervengono per sostenere il nostro pensiero: l'agguato, l'intento, lo scetticismo, eccetera. Diventano parte del nostro pensiero, diventano elementi di costruzione di una nuova articolazione del pensato e attraverso la respirazione lenta e costante penetrano all'interno del plesso solare. Se nel corso della nostra esistenza non ci siamo messi troppo violentemente in ginocchio, nel giro di alcuni mesi di questa pratica non penseremo più come abbiamo fatto fino ad oggi. Il pensiero avrà una diversa forza e un diverso spessore. Questa pratica può essere usata anche come propedeutica per la sospensione del giudizio e del dialogo interno. Se il punto centrale della meditazione siamo noi, mentre articoliamo pensiero e respiro del mondo, nella contemplazione il punto centrale è l'oggetto esterno. Si possono contemplare alberi, animali, fili d'erba, rocce, montagne, la luna o le stelle. Ma è utile scegliere, almeno all'inizio, lo stesso oggetto da contemplare. Ad esempio una pianta che si ha in casa va benissimo. Io parlo di contemplazione per chi ha la vista. Un cieco può contemplare i rumori, le sensazioni tattili, olfattive. Questo vale anche per chi vuole contemplare coi sensi diversi della vista. La tecnica consiste nel sedersi o sdraiarsi sempre in una posizione comoda, a una certa distanza dall'oggetto contemplato, guardarlo cercando di creare il silenzio dentro di noi e incrociando gli occhi finché la forma dell'oggetto contemplato tende a sparire. Inizialmente incrociare gli occhi per un adulto può essere faticoso, ma un po' alla volta i muscoli dell'occhio si adattano. È una questione di esercizio. Poi se ci sono delle patologie particolari, questo non lo so. Importante è osservare la non forma, osservare l'oggetto contemplato senza fissare l'attenzione sulla forma. La contemplazione ci permette di mettere a fuoco la nostra attenzione visiva su cose alle quali la ragione non presta attenzione, su cose che l'attenzione ha sempre scartato. Questo fare ottiene una serie di risultati. Primo, si costringe la ragione a guardare lati delle cose che per abitudine scartava. Si costringe i nostri occhi e i nostri sensi ad afferrare cose diverse da quelle abitudinarie. Attraverso la sospensione del dialogo interno si permette all'oggetto contemplato di prendere consapevolezza che lo stiamo osservando. È come se noi gli dicessimo: io sono qui, tu dove sei? Si impara ad allineare il proprio campo vitale con quello dell'oggetto contemplato. In un secondo tempo ci si abituerà ad allineare con tutti i campi vitali del circostante. Si impara ad osservare, per chi contempla con gli occhi, ciò che sta fra noi e l'oggetto contemplato, quello spazio che noi non siamo abituati a mettere a fuoco. Dopo qualche anno ci si accorge che si contempla con gli occhi, ma gli occhi non c'entrano. Si ascolta con le orecchie, ma le orecchie non c'entrano. Si odora con il naso, ma il naso non c'entra. Si palpa il mondo, ma non necessariamente si usa le mani. Ognuno lo scopre da solo. Meditazione e contemplazione sono strumenti che l'apprendista stregone usa per modificare se stesso. Sono strumenti che vengono messi nel crogiolo per costruire il divenire nell'eternità dei mutamenti, ma soprattutto servono per renderci consapevoli che quel cammino sia in corso. Potremo costruire il nostro corpo luminoso anche senza contemplazione e senza meditazione, anche senza renderci conto che lo stiamo costruendo. Ma non tutte le persone sono soddisfatte di vivere quotidianamente usando la propria volontà e le proprie determinazioni. Spesso si rende necessario rendere consapevoli le persone di quello che stanno facendo, e la meditazione e la contemplazione è un modo per trasferire la consapevolezza della costruzione del corpo luminoso al pensato della ragione. C'è un terzo elemento legato o legabile alla meditazione e alla contemplazione, ed è l'effetto di quello che i cristiani chiamano preghiera. Aia le bastonate! Difatti, nel corso delle preghiere per noi pagani esistono più le azioni che le preghiere. Le preghiere possono essere fatte per ottenere, per noi pagani, dico per noi politeisti, la trasformazione di quello che si è ottenuto, di quello che si è trasformato.
la preghiera va un attimino considerata anche soprattutto perché ha un bagaglio non indifferente alle sue spalle. In cosa consiste il pregare? Consiste nella ripetizione ossessiva di concetti che nella religione cristiano-cattolica sono concetti di sottomissione, di supplica e di autoaccusa. La ripetizione dei concetti viene insegnata ai bambini fin da piccolissimi, quasi come un gioco. Questi concetti, ripetuti all'infinito, ricordiamo la recitazione del rosario per esempio, finiscono per interiorizzarsi nell'individuo. In altre parole, diventano parte integrante dell'individuo e ne determinano i comportamenti nella vita quotidiana. L'abitudine di pregare, ostentando la propria sottomissione al Dio, diventa patrimonio della specie, che anziché sviluppare le proprie determinazioni, sviluppa sottomissione, supplica e autoaccusa e, di conseguenza, saccheggio del circostante. Pregare significa distruggere il proprio divenire. Insegnare i bambini a pregare significa distruggere il loro divenire e quello della specie a cui apparteniamo. Rimuovere la sottomissione in stregoneria e nel paganesimo politeista è il primo momento di costruzione di se stessi, è il primo momento di relazione fra la rivendicazione di libertà dell'essere umano e la libertà del circostante. Come si rimuove la sottomissione ottenuta attraverso la ripetizione soggettiva di preghiere volte a sottomettere l'essere umano? Recitando una struttura concettuale che anziché esprimere sottomissione, esprima la sua determinazione con la quale rivendicare il proprio potere di essere davanti al circostante. Alla recita ossessiva della sottomissione, dell'autocolpevolizzazione e della supplica, opporre la recitazione dei principi e del divino che si intende rivendicare per fondare il proprio divenire. In altre parole, si recita i propri principi attraverso i quali si intende affrontare il circostante. Spesso, all'inizio, si prende in prestito una recitazione fatta da qualcun altro, ma poi, quando questa ci ha liberati dall'ossessione della preghiera cristiana, si elabora una propria recitazione finalizzata allo sviluppo delle proprie predilezioni. In altre parole, alla preghiera di sottomissione si deve opporre la rivendicazione davanti al circostante del nostro diritto di appropriarsi del nostro potere di essere. Lo si deve recitare in piedi, guardando il mondo e serrando i pugni per esprimere determinazione. Una di queste recitazioni è il sentiero d'oro che stiamo sviluppando. Oggi parleremo di... Ho quasi concluso, Francesco. No, pure, non c'è nessun problema. Parleremo di fatto conduce l'essere e l'essere diventa pietà. Pietà insegna all'essere l'attenzione alle voci degli esseri silenziosi presenti nel circostante, gli esseri che non si esprimono mediante il parlato ma attraverso il loro fare. Anche i tapiri che hanno massacrato a Roma. Fatto conduce l'essere e l'essere è la presenza di Silvano. L'essere impone la propria volontà a Silvano. Silvano insegna all'essere come essere animali ed essere vegetali siano uno con lo stesso fine e lo stesso divenire. Questi sono i quadri 39 e 40. Quadro 39. Evocare pietà per un pagano politeista significa evocare la forza attraverso la quale usare l'attenzione per ascoltare gli esseri silenziosi del circostante. Il circostante che non è in grado di difendersi dalla distruzione e dall'orrore, ma che si limita ad aspettare che passi per ricostruire la sequenza dei propri mutamenti. Evocare pietà significa evocare la forza attraverso la quale farsi circostante e trasferire i suoi bisogni all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Il potere di pietà stimola l'attenzione degli esseri umani, la manipola chiamandoli affinché fondino il loro divenire col potere che li circonda. I cristiani tentarono di distruggere il potere di essere di pietà trasformandolo in pietismo, un atteggiamento di disprezzo attraverso il quale chi si ritiene creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone guarda chi dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, facendosi pietà. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo pietà? Per ricordarci come l'illusione ci porta a crederci padrone del circostante, mentre ne siamo parte e solo attraverso pietà possiamo fondare col circostante il nostro divenire nell'eternità. Nel quadro 40 si verifica il primo cambio all'interno della devotio. L'essere non diventa, ma prima di diventarlo è alla presenza di esseri molto più antichi di lui, esseri che possono fondare il loro divenire e divenuto anche senza di lui.
cioè anche senza l'essere umano, sono divini fondati prima dell'essere umano. Il primo di questi esseri incontrati è Silvano. Si può evocare Silvano soltanto quando si considera gli esseri animali e gli esseri vegetali uguali, con lo stesso fine e lo stesso divenire. Si può evocare Silvano soltanto quando si è uno con il bosco e gli esseri che lo compongono. Si è Silvano quando ci si toglie dal centro del mondo, diventando Silvano. Diventare Silvano significa che le proprie mani sono le mani di Silvano e le radici di Silvano sono le nostre radici. Non scambiamo energia con Silvano e la sua energia vitale. Non scambiamo energia vitale con Silvano. L'energia vitale di Silvano è la nostra energia vitale. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Silvano? Perché noi siamo il bosco e il bosco cresce dentro di noi, anche quando viviamo nella più rumorosa e inquinata città del pianeta. Detto questo, vorrei aggiungere una cosa per concludere. La presentazione della trasmissione di oggi, l'ultimo traguardo, o se vogliamo l'ultimo nemico di un apprendista stregone, è la vecchiaia. Davanti a quel nemico non c'è strategia che tenga. Potete cambiarvi gli organi, farvi trapiantare di qualunque cosa, altro non farete che far coincidere la morte del corpo fisico con la morte dell'essere luminoso che dovrebbe crescere dentro di voi. So che qualcuno che mi sta ascoltando mi sta odiando, ma è così, che lo si voglia o meno. Anche se è doveroso per ogni essere umano cercare di vivere il più a lungo possibile, esiste un limite che, valicato, porta alla distruzione. Questo non significa che un malato di cuore non deve fare del suo meglio per continuare a vivere, ma si deve accettare il fatto che si invecchierà e si morirà e non c'è possibilità di vincere la vecchiaia. Io ho visto molti individui ascoltare i benefici che portavano le erbe con la speranza di trovare qualche antidoto agli effetti della vecchiaia. Tutti noi dobbiamo morire e per sconfiggere la morte dobbiamo vivere strategicamente, dobbiamo nutrire il nostro corpo luminoso. Noi dobbiamo vivere con volontà e determinazione, perché questo ci permette di trasferire la coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. Tutto quello che noi diciamo altro non sono che tecniche, concetti, analisi e affermazioni, attraverso le quali svegliare il Dio di cui ogni essere umano è portatore. La vecchiaia si sconfigge col corpo luminoso, sano, formato e ben modulato, con le azioni e il fare che attraverso tutta la nostra vita abbiamo costruito. Non aspettatevi che appaia Merlino per risolvere i vostri problemi, o Fortuna, Silvano, Giove o Giunone. L'unica possibilità che abbiamo è quella di svegliare e costruire il Dio che abbiamo dentro. Il circostante, in tutte le sue forme, ci camminerà a fianco nel nostro sforzo, perché fa suo il nostro cammino di libertà. Ma la battaglia per la libertà è nostra. La nostra vita altro non è che la nostra solitaria cavalcata sul ronzinante della libertà, contro il mulino a vento della morte del corpo fisico. Se nel corso della nostra cavalcata formeremo il corpo luminoso, passeremo attraverso il mulino a vento, altrimenti ci schianteremo contro. A tutti buona fortuna. Bene, io ho finito la presentazione della trasmissione. Nei ritagli giornali che faccio ho trovato alcune cose molto divertenti. Repubblica del 2 luglio 1997. Come si vende un papa? Navarro ve lo dice come si fa, come si vende un papa vuoto e senza speranze, senza futuro, come lo si vende per televisione sfruttando la televisione. Avete dato la precedenza alle TV? Certamente, dice. Si trattava di rispondere tempestivamente alle loro esigenze e di garantire loro l'accesso al focus dell'evento. Ma la cosa era facilitata dall'interesse che le TV stesse riservavano alla figura del pontefice. E questo è quando uno non ha nulla da vendere, vende solo inganno e truffa. E questo è per voi, Tila. Beh, tutto il monoteismo è inganno e truffa. Certo. Cosa c'è che non sia truffa nel monoteismo e in tutto quanto il cristianesimo? E la truffa è anche quella del Dalai Lama. Sempre sulla Repubblica del 3 luglio 1997, un demone ispira la guerra tra i lama. Sono 10-12 morti che si sono ammazzati e i miliardi che arrivano dalla CIA e dagli Stati Uniti per tentare di sovvertire in Tibet stanno ormai facendo gola alle varie fazioni. E Sant'Agostino inventò l'anima. Pochi sanno che la promessa della salvezza divina e non è altro che il risorgere del corpo fisico, in quanto non esisteva nell'ebraismo e nel cattolicesimo e nel cristianesimo il concetto di anima.
ma ci ha pensato Sant'Agostino a inventarsi l'anima. Posso inventare tutto, questa cosa inventeranno ancora. Sì, appunto. E l'ultima sono le armi dei gesuiti, sempre sulla Repubblica dell'8 luglio, come i gesuiti ti hanno convertito i Guarani, e i Guarani li hanno convertito dopo lo sterminio di 12 milioni di indiani dell'America Latina, 12 milioni di anni, il che i Guarani gli hanno detto noi ci convertiamo. E noi ci convertiamo, chiaramente hanno salvato il loro futuro. 12 milioni di indiani ammazzati equivalgono al doppio dei morti nei campi di sterminio nazisti. Fate un po' voi un paio di conticini di questo. Ma si parla anche di 20 milioni in Sud America, eh? Sì, io ho un dato qua, 12 milioni. No, io ho visto alcuni test di ricercatori molto approfonditi, parlano di 20 milioni di indios. Comunque uccisi. Fosse stato uno solo, è sempre troppo. In ogni caso, ti lascio a te, Francesco. No, no, io ricordo il numero telefonico. No, devi no, alcune cose le facciamo durante le telefonate, anche se qualcuno giustamente vi rimprovera che certe cose poi vengono traslusciate, però d'altronde è il flusso della vita che va così. Io ricordo il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è 049 il prefisso, 700-700. Allora, io volevo parlare di alcune cose d'attualità e cose abbastanza stupide dal punto di vista nostro, e invece sono importanti per gli altri. Ultimamente, anche sulla stampa specialistica, sono parti di alcuni problemi, tipo quello ad esempio nel monoteismo di tipo cristiano, di togliere il nome Dio e di ritornare alla vecchia dicitura ebraica di Yahweh. Questo dimostra come il testo, come la Bibbia, possa essere utilizzato come strumento di dominio, possa essere modificato anche sostanzialmente pur di dominare, pur di mantenere il potere. E che sostanzialmente questo Dio non esiste, perché appunto chi va a interpretare questo testo può tranquillamente prendere a un certo punto questo testo e dire il Dio, ci siamo accorti, è un errore di traduzione. Come è un errore di traduzione tutta quanta la Bibbia, tutti quanti i testi sacri religiosi delle religioni monoteiste, che sono degli errori di traduzione, perché sono degli inganni portati appunto per dominare le persone, per dominare il mondo, per distruggere il mondo sostanzialmente. Con la scusa di salvare le persone per un futuro ipotetico, tendono a distruggere la vita, proprio perché lo scopo è loro quello, cioè tramite la distruzione del mondo, delle persone, della vita, loro si creano un loro patrimonio di energia che poi andranno a utilizzare come vogliono. E difatti appunto ho accettato un convegno di teologi in cui dice che sarà bisogno sicuramente di tirare via la dicitura Dio e sicuramente di portare... Dimmi Gianni. Senti, prima ti sentivo parlare dell'anima, no? Sì. Ecco, siccome anch'io diciamo sono convinto che la costruzione religiosa del cristianesimo non è avvenuta così tutta su un colpo, ma progressivamente. Vuoi approfondire quando è sorto questo concetto, da chi, prima, con che cos'era? Cioè, anche a me risulta che prima i cristiani non sapevano cosa ci fosse l'anima, no? Cioè, non l'anima che intendono adesso. Sì. Perché questa evoluzione continua anche adesso, no? Cioè, di recente è stato detto dal Papa che il diluvio non verrà più, mentre fin da molto tempo ormai si considerava il diluvio come un fatto inevitabile, sempre nella sfera, diciamo, del credo. Un altro, di recente lo stesso, che praticamente l'inferno non esiste. Cioè, questa religione sembra che l'immagine sia ferma, statica, immutabile, no? Perché la fede non coincide con il progresso delle idee, giusto? Cioè, è difficile pensare a un qualche cosa di fede, di dogmatico, che ha un'evoluzione, che si muta nel tempo, che cambia. Mentre l'immagine è quella statica, in realtà le cose cambiano perché tu adesso anche hai accennato che Sant'Agostino ha inventato l'anima, no? Cioè ha inventato, ha portato avanti questa idea che prima non c'era. Infatti, giusto? Non ti sento più. Aspetta, adesso mi senti? Sì, sì. Lui praticamente traduce dai testi biblici la parola nefesh, leggo sempre da quell'articolo che ti ho accennato, no? La parola ebraica nefesh, che significa vita, lui la traduce come anima.
Praticamente, cioè, muore la mia Nefes con tutti i filistei, date dalla, nella Bibbia, no? Dice Sansone. Praticamente muore la mia anima con tutti, lui la traduce, muore la mia anima con tutti i filistei. Cioè, invece voleva dire proprio muore la mia vita con tutti i filistei. Come era logico, intende? Cioè, esatto. Praticamente è un fatto di traduzione. Esatto, è solo che il termine anima, cioè il concetto di anima, è un termine greco. Cioè fin da Orfeo, anche Platone stesso e anche Aristotele parlano dell'energia vitale dentro gli esseri umani. Sì, ma non era quella cristiana. Non era quella cristiana? Sì, perché l'anima, esatto, si intende, è un qualche cosa un po' che assomiglia più alla mente. Deriva un pochino come il soffio di Sofia, cioè praticamente, siccome Sant'Agostino, se non vado errato, era un agnostico prima di diventare un cattolico, aveva un certo grado di non so che setta agnostica. In che epoca era? Siamo dal 3 al 400. 1300. No, 3-400, sì, è proprio all'inizio, praticamente, no, forse 400, perché credo che sia un contemporaneo di Gloria Placida, Placidia, sì, una roba del genere. Si sono formati i Vangeli. Esatto. È in quella volta lì che è nata la Chiesa. Sì, praticamente è lui che gli ha dato il corpus dottrinale che servisse per comandare. Sì, ma infatti anche a me risulta dalle mie letture, inizialmente era un movimento sociale, cioè Cristo era un rivoluzionario. Ma no, assolutamente, lui era solo un matto che andava in giro per la Palestina, che è stato funzionario. Diciamo, cioè, era uno... Aspetta però, dai Vangeli risulta... Aia, a porta che sbaglio. Dai Vangeli si è stato fuori che è un matto, però non c'è niente di rivoluzionario. Vabbè, scusa un attimo, cioè sì, perché... Quando lui diceva siamo tutti uguali... In un mondo... Ma non l'ha mai detto, eh? Siate uguali fra di voi? Sì, ma... Scusa, davanti a me? Devi pensare che allora, in un mondo in cui esistevano gli schiavi... Sì, ma guarda che la sua opera non era un'opera sulla società, era un'opera per un futuro che non doveva venire, era per un al di là, non era... Scusa, guarda che lo schiavismo... come noi lo pensiamo adesso è lo schiavismo cristiano, non è lo schiavismo di allora. Cioè fa conto che in Egitto le costruzioni delle piramidi non c'era lo schiavismo. Sì, lo so, no, addirittura ad esempio ti puoi immaginare che gli schiavi che costruivano ad esempio le piramidi avevano delle organizzazioni sindacali migliori di quelle di adesso. C'è da alcuni ricercatori, cioè, sembra una battuta, praticamente i sindacati che esistevano al tempo di Faraone, gli schiavi delle piramidi, avevano un'organizzazione sindacale che aveva più potere dei sindacati di adesso ed era più rappresentativa dei sindacati attuali. E questa non è una battuta, sono fatto proprio studi sull'organizzazione sindacale degli schiavi delle piramidi. Cioè, il discorso di Cristo non fa un discorso per la liberazione dell'uomo in questa società, dice voi dovete pensare di costruirvi l'anima eterna per un al di là. Di conseguenza quello che succede qua non me ne frega niente, dice. Sì, ma infatti, dimmi dai, scusa. No, io volevo dire questo, a quell'epoca, cioè se si vuole capire le cose bisogna trasferirsi in quel mondo, così com'era, no? Sappiamo tutti che i cittadini di Roma avevano dei diritti, cittadini dell'urbe, dei diritti anche di vita e di morte, cosa che altri cittadini non avevano. Cioè, c'era proprio una non è proprio vero, comunque, io ci studierei un po' di più. No, ma guarda che è un errore giudicare con la mente di adesso quello che succedeva un tempo. No, ma punto. Cioè, bisogna constatare solo. Sì, appunto, ma infatti fare constatare questo non esisteva. Cioè, quello che stai dicendo tu non c'era, anzi i processi erano una cosa abbastanza seria. Sì, anche se, ma processi fra pari? Ma anche, no, guarda che esiste un, io ho letto un libro che poi mi ha dato proprio Francesco, oltretutto, sul delitto dello schiavo nell'antica Roma. Cioè, esistono dei trattati, dei regolamenti molto precisi. Però tu fa conto, hai mai sentito parlare, per esempio, ai tempi dei romani, di torturare il prigioniero per farlo parlare? Cioè, questo non esisteva, perché per legge non era possibile portare prove in tribunale ottenute con la tortura. Cioè, che non aveva un valore, sì, certo. Però volevo dire... Però aveva un valore per l'inquisizione cristiana, cioè... Uno stregone che confessava sotto tortura nell'Inquisizione, la sua confessione era vera. E questo poteva servire per mandarlo a rogo, per mandare a rogo altre persone. E nella religione romana, nello Stato romano, questo non è vero. Per esempio, avveniva. Gesù quando viene arrestato non viene torturato prima, c'è solo Luca che fa un po' lo scemo, che fa un accenno a sberleffia presa in giro.
Ma non viene torturato prima di essere interrogato? Gesù si condanna da solo davanti al sacerdote, cioè del sommo sacerdote, cioè lui che cerca la condanna. Cioè dice, o ti, devi metterti in ginocchio perché io arrivo sulle nuvole alla destra di mio padre, insomma, è stato stimato, insomma. Era un buffone, cioè era lo scemo del villaggio, cioè praticamente erano lo scemo del villaggio con queste teorie anche per rispetto agli ebrei. Cioè, difatti appunto la condanna è stata unica, è stata sia da parte romana soprattutto, ma anche perché sinceramente lo reputavano dei pazzi, dei ebrei, insomma. Scusa, ma io adesso non ho approfondito più di tanto, però mi sembra che a quei tempi ormai era matura una certa situazione. Devi pensare che poco dopo, mi pare, è stata la rivolta di Spartaco, no? Sì, no, era precedente, No, come precedente? Sì, credo che sia all'interno delle guerre civili, guarda, se non è prima, è subito dopo. Mi sembra che sia dopo, comunque era... No, ma comunque guarda, no? Sì, comunque lì era il periodo delle guerre civili, ha cominciato... C'era come adesso, no? Cioè, è come sempre stato nella storia, dei fermenti di certe strati della popolazione che non sopportavano un certo... Infatti, quello che dici tu è vero, però va detto in maniera diversa, cioè... Praticamente l'arrivo del cristianesimo cosa fa? Non fa altro che favorire il progetto di Cesare Augusto. Cesare Augusto si proclama uomo Dio, no? Però chiaramente è sempre un uomo. Il cristianesimo sposta a una persona trascendente e viene comodo agli imperatori. Però il cristianesimo riesce a entrare nel Pantheon soltanto perché viene preso in mano dall'imperatore, altrimenti non viene preso in mano. Cioè è utile come strumento di repressione. Infatti è il primo inciuccio della storia. Ma è lì, no, che la religione dà un movimento, vuoi chiamarlo rivoluzionario, ideologico, così, è diventato uno strumento politico. Ed è lì che è stata la prima connessione tra politica e potere, religione. Beh, insomma, io ho detto alcune volte che hanno fatto i cosi senatori, ma solo per la difesa della religione, non tanto per lo Stato, cioè per conservare la loro fede religiosa senza essere messi in ginocchio davanti all'uomo Dio, che è incredibile. C'è una lettera di Simmaco che era piangente addirittura. Cioè, l'umiliazione che il cristianesimo ha imposto alle persone è di un'aberrazione, credo che storicamente non sia mai avvenuta una cosa del genere. Certo, quando che c'è, diciamo, la fede di mezzo si ottiene, come nei gesti, certe volte si va molto in alto ma si può scendere anche molto in basso. Sai, la fede smuove le montagne, diceva, no, per blocchi i cervelli. Sì, io ti voglio fare un esempio abbastanza chiaro. Ecco, noi abbiamo un esempio della Bibbia, come il caso di Mosè. Mosè viaggia nel deserto del Sinai per un certo numero di anni. Bene, per vivere, cosa deve fare? Deve aspettare che il buon Dio gli mandi giù la mano dal cielo e arrivi nel deserto per nutrirlo. Nel politeismo questo non sarebbe possibile. Cosa fa il Dio? Il Dio, ad esempio, insegna l'agricoltura. Promete, ruba il fuoco e gli dà agli uomini, non chiede niente in cambio. Cioè, dice, Prometeo vede la necessità dell'uomo di avere il fuoco, benissimo, lo ruba agli dèi, lo dà agli uomini e non chiede mi dovete adorare come Dio unico, mi dovete ringraziare. Lo fa perché è giusto, perché vede che esiste la necessità. Ad esempio, cosa fa il Dio degli ebrei a Mosè? Invece di dargli una carta geografica per tornare a casa prima, lo chiama insieme al Monte Sinai e gli dà 10 comandamenti. Che se ne fanno di gente che sta andando a casa i 10 comandamenti? Potrebbe dire dammi una carta geografica. Prende il caso, ad esempio, di Ulisse. Ulisse vuole tornare a Itaca, benissimo. Le divinità cercano di aiutarlo materialmente perché trovi qualcuno che lo porti a casa. Cioè, questa è la differenza più sostanziale di cosa porta avanti la Bibbia, cosa porta avanti il monoteismo, cosa porta avanti il paganesimo. Cioè, proprio, è un discorso proprio di comportamento. Cioè, nel senso, il Dio dei cristiani, il Dio dei monoteisti, dà sempre degli insegnamenti, dà sempre dei dogmi, dà sempre qua da rispettare. Qualcosa che crea indipendenza. Invece, i dei pagani, dei monoteisti e dei politeisti, cosa danno? Danno gli strumenti, cioè, tanto per dire, l'agricoltura è insegnata tipo da Cerere, da Demetra. Apollo, ad esempio, quando va verso Delfi, non dice portatemi a Delfi in spalla, no? Insegna ai contadini l'uso, ad esempio, dell'ulivo. Cioè, questo è proprio il comportamento che c'è fra una divinità. Ad esempio, per usare un altro esempio stupidissimo, il discorso del giudizio. Il Dio dei monoteisti è sempre pronto a giudicare, a dargli valore e dire tu ti sei comportato bene o ti sei comportato male. Questo non avviene, ad esempio, nel paganesimo. Noi abbiamo, ad esempio, il caso molto semplice, ad esempio, cioè, che, ad esempio, lo scontro tra Pan e Apollo chiedono a Re Emilia di fare il giudizio su chi suona meglio. Cioè, già questo dimostra il tipo di comportamento.
Ad esempio, il famoso giudizio, ad scusa, esempio. Sì. Ti ascolto per radio. Sì, d'accordo. Senti, solo, volevo chiedere se hai occasione di approfondire come è nato bene, sì, spiegare meglio, come è nato il concetto di anima, così come la intendiamo noi, come si è evoluta. Cioè, credo, come un altro tema sarebbe da approfondire, credo, nella società ebraica, chiusa, perché è sempre stata circondata da oppositori, no? Era consuetudine per le donne partorire da vergini, cosa che invece è diventata miracolo, no? Cioè era una menzogna accettata per nascondere la sterilità maschile e anche perché era abitudine a quei tempi sposare ragazze molto giovani e anche da parte di persone molto anziane. Cioè, aiutava sia l'immagine del maschio e anche quella della donna, perché in quella maniera lì copriva certe cose che allora erano oggetto di lapidazione. Va bene. Cioè, molte donne nella società ebraica partorivano e dicendo di essere vergini. Sì, ed era una credenza vabbè, che tutti sapevano che non era vera, ma l'accettavano. Vabbè. Grazie per l'informazione. Ciao. No, appunto, tornando sul discorso anche. Pronto? Sì, Gian Paolo. Ciao Gian Paolo. Ciao Claudio. Ciao. Accetto sempre meno quella sta religione, sto Dio che va a mendicare la benevolenza dei figli, no? No, ormai non regge più veramente quando cominci a pensare a queste cose, no? Il Dio che ti propongono è miserabile, insomma, un Dio miserabile che viene qui. Quando poi vedi per aria la meraviglia di notte, no? E ti ritrovi qui, i lombrichi come noi altri che si dedicano a lambicarsi il cervello così a ricercare cervelloticamente un Dio perfetto, un Dio buono, un Dio infallibile, un Dio giusto. Ma cioè non cercate di convincermi voi altri, perché io veramente sì, dopo non riesco a capacitarmi, no, di queste beffe continue che ti propongono, perché sono così infantili poi queste beffe, e come vediamo sta crollando tutto, perché Giampaolo, sì. posso farti ridere? Dimmi. Allora, sai, è stata la famosa missione su Marte, e alcuni, sai, quella appunto di esplorazione di Marte, sì. E alcuni teologi si sono posti il problema, se trovassimo i marziani hanno il peccato originale, sono redenti o sono stato di grazia? Ma guarda Francesco, a me viene da ridere solo quando io penso, no, che sia pure una scienza limitata e grossolana che possediamo, però tu capisci quando vedi diciamo un delfino, no? Sì. A che punto arriva un delfino? Ma ti chiedi veramente, ma Dio buono, ma sono meglio io o lui? Ma è decisamente gli è riuscito male l'uomo quella volta. Sì. Proprio mi viene a mente Fantozzi, non so se avete visto Super Fantozzi. È bellissimo, parte proprio dalla creazione dell'uomo. Sì. Guardatelo, perché sì, è meraviglioso, me lo sto a guardare, sì. Ogni tanto me lo riattacco, perché veramente Fantozzi sarebbe il prototipo dell'uomo perfetto venuto sulla Terra. Cioè, a me viene veramente da ridere il propormi questo Dio così fantoccio, questo Dio che non sai più come prendere a un certo punto, esatto. Perché sì. Sul ridere, lo butti nel ridere o nel faceto o nel drammatico, non sai più cosa dire, perché qua vedi delle meraviglie, il circostante è qualcosa di inimmaginabile. Sì. E dopo ci perdiamo via su delle storielle, insomma, che non reggono. Allora, ecco, hanno il nostro peccato originale. Dai. No, guarda, infatti ho promesso che a Claudio gli porterò il ritaglio di questo teologo che dice che dovremmo chiedere ai marziani come si trovano. Ma cioè, tu, ma Francesco, prendi un nato, uno che esce da una donna, diciamo, ed esce un'opera d'arte, un qualcosa di che è inimmaginabile, una creatura, un essere vivente che
e gli fai un segno sopra per correggerlo. Esatto. Ma siamo matti. Esatto. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Pronto? Sì, ciao Claudio. Ciao. Sono Marco. Io vorrei un piacere da voi. Dimmi. Volete mettervi tranquilli 2 minuti, vi faccio ascoltare da una cassettina una registrazione? Va bene. Perché voglio sentire il vostro parere. E dopo mi interesserebbe anche quello di Gianni. Non è che voglio escludere Giampaolo, tutti quelli che... Va bene, dai. Ma siccome lo sento abbastanza, mi piace insomma come affronta i problemi, no? Sì. E citerei che mi desse anche un suo parere. Quando vorrà, perché io ascolto abbastanza la radio, sì che lo lascio fare come vuole. Un momento solo. Ok. Io ricordo il numero telefonico, chi vuole intervenire è 049, il preciso, ecco qua. 700 700, numero telefonico. Allora vi faccio partire la registrazione. Se le avessi ve le donerei, se volete fare un regalo o gruppi di preghiere da amico ad amico, regalatela a chiunque, regalate il crocifisso, un crocifisso bello, fatto bene, date il crocifisso. Questo libro di vita, questa realtà che si tocca, questo sangue palpitante, oh Signore, oh Gesù, ma è possibile amare come hai amato a te? Ma tu sei un pazzo, il re del cielo e della terra, il padrone di tutte le cose. Senti Marco, cari pulsi da chiodo. Andiamo avanti tanto? Ti ascolti? Sì, ti sto ascoltando e sono un po'... ti lasciami altri 2 minuti. Va bene, dai. Oh Signore, se non è amore questo, dov'è l'amore? Fino all'ultimo sangue, che dolce amarti, morire con te, salire con te sulla croce, spalancare quelle braccia, aprire quel cuore, tuffarti in questo amore, bruciarti in questo sangue, inebriarti in questa vita, il crocifisso. A voi giovani, fidanzate, regalate al vostro fidanzato un crocifisso, anche se ateo, se mi scrivo. Sì, adesso va avanti un po' per le sue, dai, però arriva un momento che parla dell'Eucaristia, no? E dice questo, e mi spiace perché pensavo di aver centrato, va bene, che se uno non capisce il miracolo dell'Eucaristia, è un fallito, è un disgraziato. Sì, insomma. D'accordo, mi sono fallito. No, volevo dirti solo che questa persona è morta... chiamando Gesù, cioè veramente ha vissuto per questo. Qual era il mio concetto? Cioè, qual era la cosa a cui volevo? Mi spiace però che non ho centrato. Non ha importanza, dai. Perché altrimenti... mi hai già fatto soffrire tanto. Sì,